La risposta ucraina alle bombe che hanno sfigurato la cattedrale di Odessa viene annunciata stamane nel primo notiziario della TV di Stato russa. Due droni in volo su Mosca sono stati abbattuti e si sono poi schiantati senza raggiungere alcun obiettivo. Non ci sono vittime. Un edificio di vetro disabitato appare però sventrato negli ultimi piani. Si trova in una zona commerciale a sud della capitale. Un secondo drone, riferisce la TASS, è caduto più in centro, nei pressi del Ministero della Difesa. Contemporaneamente altri droni ucraini, circa una ventina, hanno compiuto raid contro depositi di munizioni nella Crimea occupata da Mosca. Odessa è stata profondamente ferita dall'attacco russo di sabato notte, che con ben 19 missili è riuscito per la prima volta dall'inizio della guerra a superare le difese, colpendo oltre alla cattedrale della Trasfigurazione anche aree del centro storico, un patrimonio che l'UNESCO ha posto sotto la sua tutela. Danneggiati 50 edifici, 25 di violenza architettonica, un uomo è morto, i feriti sono 20, tra cui due bambini di 11 e di 12 anni. Centinaia di volontari corsi per rimuovere i detriti dalle strade e dall'interno della cattedrale, che ha subito gravi danni nella sua campata di destra. Zelensky ha voluto ringraziare la Premier Meloni, che si è impegnata ad aiutare gli ucraini nella ricostruzione del luogo di culto. Ma erano passate poche ore dal suo videomessaggio che Odessa è stata di nuovo attaccata, questa volta nell'area portuale, con droni che hanno preso di mira e distrutto un deposito di grano. Blinken, segretario di Stato americano, fotografa intanto la situazione sul campo. Kiev, ha detto, ha riconquistato circa la metà del territorio perso, ma è molto dura. La controffensiva durerà ancora parecchi mesi. In una Mosca ancora addormentata, intorno alle 4 del mattino, alcuni droni identificati come ucraini hanno colpito degli edifici non residenziali senza fare però gravi danni. Intercettati, bloccati e distrutti, fa sapere il Ministero della Difesa. Non ci sono state vittime, ma l'agenzia di stampa russa ha riferito che uno dei velivoli senza pilota è caduto proprio vicino al Ministero della Difesa. Un altro invece ha colpito un centro commerciale vicino a una delle principali tangenziali di Mosca. Saltate le finestre al 17° e 18° piano di questo palazzo, sono tutti uffici. Traffico e strade sono state bloccate per permettere gli interventi degli agenti. Continua il botta e risposta di fuoco tra Russia e Ucraina. Mosca focalizza ancora una volta i propri attacchi su Odessa. Nella notte numerosi droni hanno colpito per quasi 4 ore un'infrastruttura portuale, distrutto un capannone di grano e danneggiati alcuni serbatoi di stoccaggio. Attacco ucraino invece su un deposito di munizioni in Crimea. Gli 11 droni lanciati da Kiev sono stati abbattuti. Il Cremlino accusa l'Ucraina di terrorismo. Kiev tace su questo, ma il presidente Zelensky usa a sua volta la stessa parola per definire i 19 missili che ieri si sono abbattuti su Odessa. Un'ondata di fuoco impossibile da intercettare del tutto. Morti 2 civili, 22 sono rimasti feriti, tra questi anche alcuni bambini. Un'altra ferita che tormenta il sud dell'Ucraina, area più vulnerabile rispetto a Kiev per inesperienza e geografia, vista la sua vicinanza alla Crimea. I cittadini sono scesi in strada per aiutare a ripulire le macerie, soprattutto quelle della cattedrale della Trasfigurazione, distrutta dall'attacco. Era patrimonio dell'UNESCO. Tutti insieme hanno poi celebrato la messa all'aperto. Il governo italiano, con una nota ufficiale, si è offerto di aiutare nei lavori di restauro. Nelle ultime ore, l'incontro tra Putin e Lukashenko ha poi riacceso l'allarme sulla Wagner. Vogliono andare in Occidente, ha riferito il leader bielorusso, marciare verso Varsavia. I servizi ucraini rivendicano l'attacco con i droni a Mosca. La TV di Stato russa aveva appena mostrato le immagini dei danni accusando Kiev di tentato atto terroristico. Nelle stesse ore colpita di nuovo la Crimea, il che consente di delineare la strategia ucraina. Attacchi nella penisola annessa da Mosca dal 2014 e in particolare contro il ponte Kerch, ma anche sabotaggi all'interno della Russia condotti dall'intelligence che fonti non confermate dicono essere guidata o quantomeno supportata da agenti britannici. Intanto il presidente Zelensky torna sull'attacco contro Odessa, 19 missili ieri notte, uno dei quali ha colpito la cattedrale della Trasfigurazione, sollevando proteste e reazioni in tutto il mondo. L'UNESCO ha chiesto a più riprese di risparmiare il patrimonio artistico della città. Nelle ultime ore di nuovo colpiti i depositi di grano. Il porto più importante dell'Ucraina nel mirino dopo che è saltato l'accordo sull'esportazione e sul corridoio di sicurezza nel Mar Nero. E anche se Kiev rivendica la liberazione di 16 km quadrati di territorio prima occupato, sembra proprio che la guerra abbia spostato il suo asse. Sul fronte di terra mancano munizioni e i combattimenti sono in stallo. Sul piano internazionale siamo al muro contro muro senza che nessuno accenni minimamente all'ipotesi di negoziato.
Mentre dalla Bielorussia arriva l'ultima provocazione, sperando si tratti solo di questo. Il presidente Lukashenko ha detto che la brigata Wagner potrebbe marciare su Varsavia. Per quanto improbabile, evoca quei timori più volte rappresentati dalla Polonia, che le mire di Mosca non si sarebbero limitate all'Ucraina.